Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. Oggi un nuovo video spacchettamento. Mi sono munita, praticamente questo pacco mi è arrivato proprio adesso, chiuso, sigillato, quindi lo apriremo insieme. È un pacco di Faberlic che ho preso delle cose, mi sono munita di coltello, delle cose qualche una settimana fa, ma ve lo voglio mostrare subito, vi faccio vedere subito, lo apriamo insieme, anche perché non mi ricordo manco tutte le cose che ho preso. Ecco qua, munita di coltello, spacchettiamo. Di solito i pacchi di Faberlic sono sempre ben imballati. È da un po' che non facevo un ordine Faberlic. Io vi lascio il mio link, se volete iscrivervi a Faberlic, vi lascio il mio link, così se volete vi potete iscrivere tramite il mio link. Ho preso tanti detersivi, guardate che bel imballo fa Faberlic, veramente un imballo meraviglioso. Se vi iscrivete adesso siete ancora in tempo per i nuovi iscritti ad entrare nella promozione, che con un acquisto di 60 euro ne andate a pagare 30, più lo sconto 30 euro più lo sconto 20, andate a pagare circa 19-20 euro il vostro ordine, quindi super super conveniente. Se volete approfittare di questa mega offerta, quindi un ordine da 60 pagandolo praticamente 19 euro, affrettatevi perché la promo sta per terminare. Ma vediamo insieme che cosa ho preso. Io vi ripeto, vi lascio il link giù nell'info box. Ho preso tanti detersivi in questo ordine e ho voluto provare queste che servono per disincrostare i bollitori o le macchine da caffè. Io ho sia il bollitore elettrico che la macchina da caffè e quindi l'ho preso. Questo veniva tipo 1,50 euro più o meno, anche perché poi voi se vi iscrivete al prezzo da catalogo avete sempre il 20% di sconto rispetto al prezzo da catalogo. Quindi il disincrostante, questo qui, poi vediamo che cosa c'è, perché io non mi ricordo, vedete, tutto messo nelle bustine, quindi super super ordinato. Allora, ho voluto prendere in praticamente un po' in anteprima questo tè al miele. Sapete il mio amore per il tè e per il miele, quindi ho detto ok, lo voglio provare e l'ho preso. Vedete, ogni singola cosa ben incartata. Qui c'è il sigillo, vediamo, voglio sentire che profumo fa questo tè al miele. Ah, è praticamente bisogna metterlo in infusione. Non problema, perché io ho anche il filtro per il bollitore, sapete che io amo il tè, pensavo fosse in bustina, invece non va filtrato. Poi ovviamente ogni cosa che assaggerò, ogni cosa che proverò ve ne parlerò. Questo è tè nero con zenzero e miele, anche dei detersivi, se volete poi vi faccio un video apposito. Altra bustina, altro giro, altra corsa, vediamo qui che cosa c'è. Qui ho preso, questo è tutto un ordine mio personale, ho preso questi due correttori di Faberlic, perché io mi sto trovando benissimo e li ho presi in due colorazioni. Uno me l'aveva regalato la mia amica Mary, io l'ho preso nella colorazione 63-41 e nella colorazione 63-40. Vediamo le due colorazioni, quindi 63-40 e 63-41. Eccolo qui. Uno, questo è quello più chiaro, io già ce l'ho questo chiaro, ripeto, mi ci trovo bene, veramente mi piace un sacco. Ho pensato di riprenderlo e di prenderlo nelle due varianti, che apparentemente mi sembrano praticamente uguali, ma questo è un po' più scuro.
bravo. Poi ovviamente vi dirò che cosa ne penso. Ho preso l'ennesimo eyeliner che sto amando della linea Waterproof di Faberlic. Questo costa circa 4 euro, era anche in sconto, mi è costata tipo 3,50 euro, quindi l'ho ripreso anche oggi, ho questo su, mi piace un sacco, lo utilizzo e lo strautilizzo. Ho voluto pure provare questa BB cream della linea di questa linea di Faberlic, che non è una BB cream ma è un fondotinta idratante che poi appena proverò. Ovviamente questi non hanno bonici, ragazzi, l'ho preso perché voglio provarlo, veniva da 30 ml, veniva circa 5 euro, nella colorazione 6481, quindi 6481. Lo provo e poi vi dico, con da 30 ml, e vi dirò se ho azzeccato anche la colorazione, perché non lo so, staremo a vedere. Poi passiamo ad altro. Che cos'altro ho preso? Ho voluto prendere, perché volevo provarla, questa busta di detersivo in polvere. Questa l'ho pagata circa 5 euro, e da un chilo questa qui, ed è per tutti i tipi di lavaggio. All'interno c'è anche il misurino, trovate anche il misurino dosatore, e niente, questo è un detersivo concentrato universale freschezza di montagna da 800 grammi. Diciamo che non è economico, perché comunque 800 grammi viene all'incirca 4-5 euro, però ne ho sentito parlare molto bene, so che ne serve poco, quindi lo provo e poi vi faccio sapere, magari vi faccio un video apposito, visto che ho provato e testato già altri detersivi di Faberlic. Vi parlo proprio in generale dei detersivi di Faberlic e vi dico come mi sto trovando. Altri, perché ripeto, io prevalentemente quest'ordine l'ho fatto per i detersivi e ne ho presi diversi. Ho preso, vedete, ognuno nella propria bustina, in modo tale che anche se dovesse cadere il prodotto non sporca tutto il pacco, e non è da poco perché non tutti organizzano i pacchi in questo modo. Detersivo per piatti concentrato con carbone, vi posso dire che di questo ho provato già una mini taglia, mi sono trovata bene, quindi ho voluto prendere anche questo grande da 500 ml. Perché? Perché potete acquistare anche le mini taglie, che vi costeranno tra 70 centesimi, 50 centesimi, 1 euro, poi ci sono sempre delle promo ogni mese. E quindi, avendo provato la mini taglia, ho deciso di prenderlo. Che cos'altro ho preso? Ho preso questo detersivo, che è un detergente universale per bagno, sempre da 500 ml, e questo è un detergente che funge anche da sbiancante. Poi ho preso questo, che è proprio uno sbiancante, è un detergente per il bagno effetto bianco, che serve per il lavabo, per il bidet, insomma per tutti i pezzi che abbiamo in bagno, e tende a sbiancare la vasca. Poi ripeto, proviamo anche questo da 500 ml e vi dirò. Poi che cos'altro ho preso? Ho preso questo ammorbidente nella profumazione peonia orientale. Vediamo di che cosa profuma questo alla peonia. Buono, un floreale ma non invadente, non vi aspettate qualcosa di troppo intenso, si sente l'odore dei fiori ma non è molto forte. Sto già utilizzando un altro, devo dire che mi sono trovata bene, quindi ho voluto prendere anche questo. Poi ho preso questo concentrato per piatti della linea Greenly, questa qua della linea con l'ognometto. Questo è sempre un detersivo per piatti, ho detto ok, vediamo com'è, e di questo non avevo neanche provato una mini taglia. E niente, insomma, ho preso anche questo. Poi ho preso anche l'ammorbidente ecologico concentrato, sempre della linea Greenly con l'ognometto. Vi dico pure di che profuma questo ammorbidente, io ho la fissa per gli ammorbidenti.
molto soft. Questo profuma quasi un po' di talco, ricorda molto un profumo di pulito, ma anche coccoloso. Raga, io ci sento anche qualcosa tipo mandorla, anche una nota mandorlata, buono, 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 mi piace. Poi vi faccio sapere come vi trovo, profumazione wow, quindi solo per la profumazione merita. E poi, ho voluto prendere questi praticamente assorbenti che si chiamano Storia d'Amore. E niente, ho voluto provarli, ho detto voglio vedere come sono. Proviamoli e vediamo. E poi ho preso questo, vedete come vi dicevo, tutto, ognuno delle proprie bustine. Ho preso questo sbacchiature. Io ho questo qui e ho anche quello per i bianchi, quello per i bianchi che ho quasi terminato, che poi in un prossimo ordine riacquisterò, anche perché questo era in sconto e quello per i bianchi non era in sconto. Quindi ho detto mi prendo adesso questo qua che avevo provato in una mini taglia e mi sta piacendo. Nella mini taglia sono riuscita a fare due lavaggi, quindi due lavatrici. Ho detto poi l'altro quando mai sconto me lo prendo, anche perché ripeto ogni mese trovate sconti diversi. Se non siete iscritti approfittate e iscrivetevi adesso, che avete un prezzo wow, cioè 60 euro e andate a pagare tra 30 euro di sconto più il 20%, 19 euro più 3 euro di spedizione, quindi top top top. E quindi ho preso questo che è lo smacchiatore per colorati. E poi vediamo qui che cosa c'è. C'è il catalogo di Faberlic, il nuovo catalogo. Però raga, mi mancano delle cose. Io avevo ordinato dei sample di profumo, bravi, no, che cosa dico, eccole, non si sono dimenticati. Ecco qui i sample, i tre sample di profumi, vedete tutto nelle bustine. Allora, che sample ho preso? Ho preso tre sample. Uno è del profumo El Sard, cioè praticamente sarebbe quello, quel profumo con gli elfi, una cosa del genere. Poi ho preso Desperado, che è questo profumo da uomo che volevo sentire. Vedete che vedete anche qui in catalogo, nel prossimo catalogo, questo Desperado. Ho detto lo faccio provare a Luca, vedo se gli piace glielo prendo, visto che è in sconto. E poi Marcel, che è sempre un profumo da donna, sempre una novità. Questo qua adesso vi faccio vedere una foto di questo profumo, che dico io, che vi danno anche in omaggio un... qui. Questo, io parlo di questo profumo qua, ho preso il sample di questo, visto che non è un profumo economico, voglio vedere se mi piace, se mi sconfinfera oppure no. Ma trovate veramente tante cose interessanti. Quindi se volete iscrivervi, se volete informazioni, potete contattare anche su Instagram. Se vi iscrivete e vi iscrivete attraverso il mio link e volete informazioni, vedete che poi una volta che vi siete iscritti attraverso il mio link trovate anche l'email. Poi ripeto, mi potete contattare via Instagram, quindi per qualsiasi voi informazione potete contattarmi. Vi consiglio di iscrivervi attraverso il mio link, perché quando andate ad iscrivervi da soli comunque vi scrivono sotto ad un consulente, magari un consulente che si trova all'estero, quindi non riuscite neanche a capire quello che vi vuole dire, perché inevitabilmente vi assegneranno un consulente. E se poi non riuscite a fare l'ordine per qualsiasi altra problematica, magari se vi assegnano un consulente estero non riuscite manco a capire quello che vi vuole dire. E nulla, io spero che questo mio spacchettamento vi abbia tenuto un po' di compagnia, spero di sì. Vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Mi raccomando, spolliciate in su, condividete i miei video. Ciao!